Buongiorno a tutti e come sempre benvenuti per un nuovo Astro Caffè da passare insieme. Questa mattina sono a Cosenza, è Cosenza? Sì, o Rende? Rende, che però è abbastanza vicino a Cosenza, quindi approssimiamo. Però sono all'università insieme a Sabrina che è una botanica, vero? Sì, in divenire, si sta laureando in botanica e io sono, non immaginate quanto sono felice perché è una vita che cercavo qualcuno che si occupasse di botanica perché sin da quando ero bambino ho sempre adorato il mondo delle piante e non ho mai avuto il tempo o il modo di approfondirlo, per cui tutte le volte che trovo qualcuno che si occupa di botanica sono felicissimo, anche perché pensate a questo, voi nella vita di tutti i giorni vedete degli organismi che sono alti fino a 20-30 metri, giusto? Gli alberi delle città. Immaginate ora se fosse un animale, ok? Solo perché sono piante, le ignoriamo, ma immaginate se fosse un animale altro 30 metri. Ci sono dinosauri che erano più piccoli di così. E li vedete continuamente intorno alle città. Ma visto che sono insieme a una botanica, chiedo a lei di preciso che cos'è la botanica e perché a te interessa così tanto. Allora, io sono Sabrina Senese, comunque sto facendo una tesi nel Dianthus longicaulis e studio la botanica essenzialmente perché comunque ho visto che ci sono morfologie, piante che comunque alla fine sono ignorate dalla maggior parte dei naturalisti, perché la maggior parte dei naturalisti si concentrano sul campo zoologico, ecologico, invece ho visto che comunque la botanica è un mondo da scoprire. E quindi a me piaceva, all'inizio ho visto che comunque la mia tesi mi interessava, quindi sono partita da lì. Poi piano piano collaborando con l'orto botanico qui dell'università invece c'è una miriade di piante, di morfologia. Abbiamo visto prima la pianta quella che ha l'impollinazione data dalle mosche. Che puzza tantissimo. Che puzza tantissimo, gli ho detto vieni che ti faccio sentire. Come si chiama? Così la cercano. È la Dracunculus vulgare. È il Dracunculus vulgare, ha un fiore molto lungo e puzza, puzza tanto. E qui invece siamo allo stagno dell'orto botanico. Che sembra una lastra verde di cemento. Ma fidatevi che è ricoperta dalla lenticchia d'acqua, vi faccio vedere. Ok, è una pianta vera e propria, con radice, fusto e foglie. E sotto ci sono le rane, e molte volte ci cadono la gente, quindi stai attento. Sì, quindi se non mi vedete più sapete dove sono. Ok. Ma di preciso la botanica che cosa studia, quindi? Allora, cioè, le piante o... Noi studiamo gli adattamenti delle piante, come le piante rispondono all'ambiente in cui si trovano. Io faccio la parte di sistematica, quindi essenzialmente le specie, la denominazione delle specie, delle famiglie, quindi come si classificano le piante in base appunto all'albero. Quindi, mentre c'è un altro ramo della botanica che è più biologico, che è quello che studia gli ormoni o gli OGM appunto, che è un'altra branca della botanica che è molto, molto studiata in questo periodo. Però io mi occupo di sistematica, quindi tutto quello che riguarda la specie, l'adattamento, la morfologia delle foglie, per esempio, il mio studio della tesi per esempio è su come si modifica il fiore in base all'altitudine, perché molte volte la stessa specie varia a seconda dell'altezza della vetta, quindi noi troviamo piante che a 600 metri, la stessa specie, sono diverse da quelle a 2000. Mi avevi fatto vedere, tra l'altro, prima c'erano delle piante in quello che dovrebbe essere l'ambiente delle nostre spiagge, giusto? Sì. Quindi è una delle cose che mi ha colpito degli ambienti qui, tra l'altro se siete in zona venite a vederlo, è appunto questa zona dedicata alle spiagge, perché permetterci a noi di andare durante l'estate a prendere il sole e giocare in spiaggia, molti ambienti sono stati poi appunto ridotti a distese di sabbia, ma mi dicevi che normalmente sono pieni di vita. Sì. In genere c'è una stammoterra, si chiama, quindi una serie dedicata alla sabbia, appunto. Quindi si passa dalla riva ad avere piante molto piccole fino ad avere appunto alla massa mediterranea avere gradualmente una crescita delle piante. Abbiamo le liofite che invece stabilizzano le coste e questa successione invece viene persa. In Calabria esiste soltanto un piccolo areale che è nella provincia di Crotone, mentre per la maggior parte è per il turismo, appunto perché i turisti vogliono giocare a palla, devono spianare tutte le spiagge, però
In inverno, già in inverno è tutta un'altra cosa, è pieno di piante, anche se ce ne sono alcune invasive, per esempio una pianta grassa che si chiama caulerpa, è una pianta grassa che è stata introdotta dall'uomo e ha completamente tolto tutte le piante che c'erano prima. È molto bella perché fa un fiore rosa molto vistoso, però è molto invasiva e dannosa e toglie appunto piante rare, come abbiamo visto quelle bianche. Esatto, che mi dicevi sono bianche appunto. Sono bianche, hanno dei peli sulla superficie della foglia che riflette la luce. È lo stesso principio appunto di vestirsi di bianco per assorbire meno calore. La stessa cosa fanno le piante, però loro ci sono arrivate prima e con l'evoluzione. Noi abbiamo visto loro e abbiamo copiato il tutto. Ci sono, quali diresti che sono le tue piante preferite? Se ci sono delle piante che ti piacciono particolarmente per qualcosa di strano che fanno. Il ginkgo, quello che ti ho mostrato, sì, detto è una pianta estinta. Lo conserviamo all'orto botanico. Estinta in natura, quindi non c'è. Era di un piccolo areale della Cina, poi è estinto pure lì perché non ha modo di riprodursi. Comunque la sua riproduzione è così poco evoluta rispetto alle angiosperme che hanno avuto il boom negli ultimi 200.000-300.000 anni. Veramente le angiosperme non esistevano. E invece il ginkgo biloba ancora si è mantenuto, però sta estinto completamente, senza l'uomo non ci sarebbe più. E poi ha in autunno diventa completamente giallo, tutte le foglie diventano completamente gialle, di un giallo vivo, è veramente uno spettacolo vederlo. Poi vabbè, il Dracunculus vulgaris, sì, sì. Per l'impollinazione che è data dalle mosche e non dalle api. È anche un fiore enorme, tra l'altro. Ha un fiore, sì, enorme. Poi, vabbè, fiori appariscenti, il narciso mi piace molto, però ce ne sono, vabbè, il mio, il Dianthus longicaulis, che è un garofano alla fine. Ah, ok. Sì, è un garofanino che vive, è selvatico. E poi ci sono diverse specie. Se capitano tra l'altro ora, ho visto che all'entrata del giardino trovate delle infè. Sì, che sono in pieno fiore, è arrivato nel momento giusto, è arrivato, perché il Dragunculus in fiore, no, veramente, siamo stati fortunati. C'è un mese che diresti che è perfetto per venire a vederli o cambia appuntamento, c'è qualcosa? Allora, ogni mese l'orto è diverso, quindi c'è sempre qualcosa da guardare di nuovo. Io consiglio di venire essenzialmente a ottobre, settembre-ottobre, per vedere appunto i rossori dell'orto botanico, che veramente sono suggestivi. E poi appunto questa qui è la stagione primavera per eccellenza, appunto per le ninfee, il Dracunculus, ma anche altre specie che fioriscono adesso. C'è il viale degli Irs all'ingresso che è tutto fiorito, sei venuto nel momento sfiorito, giustamente. Non poteva andarmi tutto bene. Abbiamo un sacco di varietà e di colori che veramente sono eccezionali. E vi consiglio di venire, venite perché è bellissimo. Tra l'altro, perché sembra off topic, ma con l'astronomia, ma in realtà, ne parlavamo prima, c'è un'intera nuova branca che sta crescendo, che è quella dell'astrobotanica. Sia perché sulla stazione spaziale stiamo sperimentando molto con le piante, perché se non vi siete accorti, gli astronauti e le persone in generale tendono a mangiare, hanno bisogno di piante, e quindi è importante capire quanto crescono, come crescono e quando possono dare problemi e magari se ci sono dei problemi con la riproduzione. Perché se andiamo su Marte, l'ultima cosa di cui vuoi accorgerti è che le piante che hai portato non crescono. Lo vuoi sapere prima. Infatti dicevi che il tuo personaggio di fantascienza preferito è De Martian. Un botanico su Marte che è anche un ingegnere, risolve problemi, riesce a tornare a casa con un guanto da Iron Man. Insomma, una figata. Sì, vi preparano tutto a botanica, quindi. Sì. Però hai detto che fa anche molta fisica botanica, in realtà. Sì, facciamo molta fisica applicata per esempio alle piante, come le piante fanno la fotosintesi e perché per esempio le foglie sono verdi. Perché, beh, giusto. Sì, lo dico, riflettono, sì, riflettono la luce verde, hanno uno spettro di assorbimento, la clorofilla A, B, carotenoidi, che coprono quasi tutti i range del visibile meno che il verde, quindi praticamente il verde viene riflesso dalle foglie. Che non hanno Ci sono foglie però di natura, di colore diverso? Sì, in autunno diventano di un altro colore per un motivo essenzialmente, perdono la clorofilla che è più labile rispetto ai carotenoidi. I carotenoidi sono rossi e quindi abbiamo le foglie rosse, è molto semplice. Allora, ultima cosa che ti volevo chiedere, se là fuori ci sono ragazzi che sono alle superiori e potrebbero essere interessati in futuro a fare botanica, cosa gli consiglieresti? Cioè, a livello pratico, se uno va a fare botanica, che cosa fa durante il corso e dopo a livello lavorativo? Allora, innanzitutto si parte con un corso di scienze naturali. Okay, ok. Quindi devi partire da lì. Poi scegli
un buon professore che ti segua, perché è importante che sia appassionato, che ti renda partecipe di quello che fai. Mm. E devi uscire tanto, escursioni a palla. Quindi se scegliete di fare botanica è uno di quei corsi, sì, in cui non è facile. Spesso fuori. Nel senso, molte volte si dice, i botanici sono comodi perché hanno le piante lì ferme, le vedono e sono a posto. Però alcune piante sono veramente messe in posizioni strane, devi raggiungerle, non sì, è sì, facile. Sì. Ci sono i bambini, ci sono, tra l'altro, si fa didattica. Esatto, si fa anche moltissima divulgazione. Quindi ha detto che si può in teoria lavorare con questo. E ora ci salutiamo. Sì. Sì. Speriamo. Allora, torniamo a vederti dopo quando sarai una ricercatrice famosa e io l'avrò intervistata per primo. Okay. Quindi con questo ci salutiamo, continuate ad essere meravigliosi. Un grande abbraccio da Cosenza. Un saluto.